Allora, la prima volta che ho letto il titolo di questo evento, Le città 2.0, e che questo evento, sulle città del futuro, si svolgeva in un museo archeologico, mi sono chiesto, ma ha senso parlare delle città del futuro in un museo archeologico? E soprattutto, ma veramente c'è un futuro per le nostre città? E allora, forse per comprendere meglio il presente del futuro, bisogna non solo guardare al passato, ma dato che il nostro è un momento molto molto complesso, siamo tutti disorientati, abbiamo perso i punti di riferimento e il passato, con i suoi insegnamenti, le sue conoscenze, può insegnarci sicuramente qualcosa. E spesso ci si trova nella difficoltà di riuscire a comunicare quali sono i meccanismi che alimentano questo pianeta, che tengono in piedi questo enorme ambaradam che va avanti ormai da miliardi di anni. E gli antichi avevano semplificato. E tutte le culture avevano trovato forse quelle che sono le quintessenze di questo pianeta: l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, i quattro elementi fondamentali. Tutti li conosciamo e tutti possiamo ricordarli. E allora, come integrare questi archetipi della civiltà del passato con quelle che sono le conoscenze di oggi, dell'ecologia, della fisica, della termodinamica, della chimica, della vita, della biologia, in maniera tale che riusciamo a semplificare il messaggio e a comprendere come funziona questo pianeta. E il fuoco non è altro che l'energia del sole, non solo l'energia del sole che piove ogni giorno e viene irradiata sulla Terra, ma anche l'energia del sole fossilizzata, che è nel petrolio, nel carbone, anche quella è energia del sole. E che cosa succede quando l'energia del sole colpisce l'acqua, la Terra e l'aria? È lì che inizia il flusso della vita e del pianeta, lì che inizia la storia. E quando il sole, l'energia, il fuoco colpiscono l'aria e viene dato il via a questo enorme ciclo idrico, l'acqua evapora, va per l'aria, va a alimentare poi piove, va a alimentare i fiumi, correnti, torna al mare, è il ciclo idrico che depura le acque e permette questo incessante muoversi. Ed è quando l'energia colpisce l'aria che si crea insieme all'acqua il vapore e si crea il clima che condiziona tutte le nostre attività umane e della vita stessa. E il sole, l'energia colpisce la terra che andandosi a mischiare col ciclo idrico e con il clima ha dato poi il via a quella che è la vita. E soprattutto ha dato il via nella storia umana all'agricoltura, al cibo. E il cibo è uno degli argomenti più importanti per il nostro futuro. E dove il sole che ha baciato la terra, e dove l'acqua incontrò la terra, che l'uomo ha fondato la civiltà. La civiltà è nata quando l'uomo è diventato da cacciatore-raccoglitore, si è fermato, ha cominciato a coltivare, si è creata la stanzialità. Dalla stanzialità è nata la civiltà, le città. Senza stanzialità le città sono improponibili, sono inimmaginabili. E allora, sempre svolgendo lo sguardo al passato per meglio affrontare il presente e il futuro, andiamo a vedere perché tante civiltà sono scomparse, abbiamo degli esempi della storia, non bisogna mai dimenticarli. Tra i tanti esempi, proprio la cura della civiltà, la civiltà sumera, assiro-babilonese, dove l'acqua del Tigri dell'Eufrate ha incontrato la terra, e dove hanno sviluppato nel passato questo fantastico sistema di irrigazione, e proprio il sistema di irrigazione con un difetto non previsto, che ha aumentato la salinità del terreno e ha portato questa città poi al collasso. E quindi è un primo insegnamento che dobbiamo conoscere bene quali sono i meccanismi sui quali noi andiamo a intervenire, perché se andiamo a spostare qualcosa nel tempo, quello che sembra buono, quello dal quale diventiamo dipendenti, la stessa dipendenza che può distruggerci. E un altro esempio è la civiltà dell'isola di Pasqua, e lì è stata un po' l'idolatria, quasi la follia di costruire queste enormi statue per il trasporto delle quali gli abitanti dell'isola di Pasqua hanno distrutto e deforestato un'isola russeggiante. Per l'idolatria, sai, con la deforestazione, la civiltà è scomparsa.
improvvisamente, non se ne sono nemmeno accorti, si sono suicidati fino all'ultimo istante, tant'è che alcune statue sono rimaste incompiute. E per tornare a noi, noi siamo tutti figli un pochino di quello che era l'impero romano, viviamo qua. E l'impero romano ha anche un insegnamento da darci. Tra le tante cause del collasso dell'impero romano abbiamo la sua eccessiva complessità e il suo eccessivo, la sua eccessiva estensione e il suo consumo di risorse che andavano a superare la rigenerazione delle risorse stesse. E quindi abbiamo degli insegnamenti ambientali, l'eccessiva complessità e l'idolatria, i falsi miti. Quindi come riportare queste semplificazioni dei quattro elementi e questi insegnamenti del passato nella nostra civiltà più urbanizzata e globale? Attualmente noi possiamo dire che la fiducia nella crescita del modello economico imperante globalizzato, che non tiene conto dei limiti ambientali, fisici e biologici del pianeta stesso, è un po' il Maoi, l'estate dell'isola Pasqua, della nostra civiltà, quell'idolatria che ci può portare, se non ben conosciuta e affrontata, al crollo della civiltà e quindi a non darci futuro, a non dare il futuro alle nostre stesse città. E quindi adesso com'è che noi alimentiamo il motore contemporaneo dell'era moderna? Siamo completamente dipendenti da un'energia fossile in esaurimento, sempre più difficile da estrarre, i luoghi lontani, geograficamente instabili. La sovrappopolazione porta alla necessità di consumare sempre più suolo, stiamo andando ad alterare quello che è il ciclo idrico, l'equilibrio dei quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria, e alteriamo il clima con le attività umane. E quindi proprio i quattro elementi che ci danno, nonostante siamo passati millenni, una chiave di interpretazione semplificata anche perché è una cultura umanistica e non scientifica, di qual è la situazione attuale. La nostra civiltà, essendo dipendente, ha una scarsa resilienza. Questa è una parola che andrebbe conosciuta molto più a fondo, dovrebbe diventare nel lessico comune. Che cos'è la resilienza? La resilienza è la capacità di un sistema, sia fisico, biologico, che psicologico, che umano, che economico, di resistere senza perdere le sue funzioni vitali a improvvisi stress che intervengono dall'ambiente esterno. E la nostra è una civiltà veramente scarsamente resiliente. Perché? Ne abbiamo un esempio nemmeno un anno fa, quando contemporaneamente c'è stato una ribellione, un blocco dei trasporti che ha bloccato la disponibilità di combustibili, di benzina, e immediatamente ha cominciato a scarseggiare il cibo, si è diffuso il panico. E noi siamo così poco resilienti che il nostro approvvigionamento alimentare attualmente ha un tempo di resistenza di soli 5 giorni. E le manifestazioni climatiche eccezionali possono andare a sballare completamente quelle che sono le cose che noi diamo per acquisite, ma che in realtà sono estremamente fragili. E inoltre molti dicono, ora c'è una nuova era petrolifera, sono tutte balle, sta finendo il petrolio, è vero. Il petrolio non sta finendo, ne abbiamo consumato la metà e ne stanno estraendo altro. A parte le conseguenze climatiche del bruciare ancora combustibili, c'è un altro piccolo problema, che il petrolio che è rimasto non è come il petrolio del passato. Il petrolio che è rimasto ha bisogno di una grandissima energia per essere estratto. Pertanto il bilancio energetico finale dell'energia netta che è disponibile alla società va diminuendo. Dobbiamo impiegare più energia per avere la stessa energia che avevamo in passato. Questo concetto è espresso da un termine che si chiama ROI, Energy Return Over Investment, ovvero quanti barili di petrolio consumiamo per avere ad esempio 100 barili. Nel passato un barile di petrolio veniva consumato per restare 100, attualmente siamo tra i 10 e i 15. Quindi è il surplus, il flusso energetico netto che noi dobbiamo andare a guardare, non quanta roba ancora c'è sotto. E costruire delle città e delle civiltà in grado di sopravvivere con un eroe decrescente
permette di aumentare la resilienza delle città, delle civiltà e di darci un futuro. E poi ci sono le idolatrie, come nell'isola di Pasqua. Noi ora, tanto per tornare al passato, il mito della caverna di Platone con le immagini riflesse è quanto mai più attuale. Viviamo in degli schemi mentali artefatti costruiti che ci allontanano dal contatto con quella che è la realtà fisica e naturale. Veniamo condizionati da termini come BCE, debito pubblico, la destra, la sinistra, i gossip, gli status symbol. Sono solamente immagini riflessi. La realtà è altrove. La realtà sono i quattro elementi. L'acqua, l'aria, l'energia, la terra. Sono quelli che ci permettono la sopravvivenza. E allora liberiamoci dalle immagini riflessi, usciamo dalle gabbie. Quello è il primo passo da fare per dare un futuro a noi e alla nostra specie. Non va? E quindi, tanto per ritornare a semplificare, giusto delle pillole, e l'acqua, dobbiamo pensare a risparmiare l'acqua e a permettere che il mantenimento del ciclo idrico che ha permesso la vita sulla Terra per milioni e milioni di anni. L'aria inquinata, dobbiamo permettere che l'aria non sia un agente malefico che porti malattia, ma sia ossigeno da respirare e che ci dia salute. E soprattutto tutelare il clima. Non piove. Oggi è la prima giornata dove di pioggia, di frescura dopo chissà quanti mesi. Ridurre la dipendenza dell'energia, perché abbiamo visto che cosa significa essere dipendenti. L'abbiamo visto con il blackout di qualche anno fa, l'abbiamo visto solamente un anno fa. E conservare soprattutto la terra, perché è quella che ci dà il cibo ed è quello l'elemento fondamentale perché la vita possa continuare a sopravvivere. E per fare questo ci vuole la collaborazione di tutti, non dobbiamo aspettare che qualcuno dall'alto decida per noi. Tutti noi possiamo contribuire come gocce in un mare a cambiare e a dare un futuro alla nostra civiltà, uscire dalle gabbie, come l'abitudine all'uso dell'automobile. Bisogna provare a trovare nuove strade, perché in realtà sono molto più percorribili di quanto noi normalmente tendiamo a credere. Grazie.